colleghi di altri comuni che avevano dato la visione, ma non sono ancora presentati, quindi iniziamo. La seconda parte di una giornata che stamattina ci ha messo a capo delle UGC, dove sono intervenuti, oltre a Carlo Cantarelli e Fabio Amici, che intervenranno anche oggi pomeriggio, anche l'avvocato Baudani, che è stata collaboratrice di Falcone e attivistica, diciamo, per quanto riguarda la lotta alla mafia, del problema di corpo, un presidio di mafia in Sicilia. Oggi pomeriggio faremo qualcosa di molto più pratico e andremo a vedere proprio più da vicino quali sono tutti gli adempimenti. Infatti è inteso non solo come la giornata della trasparenza, ma anche un momento formativo per i dipendenti che ci vogliono essere. Io passo subito la parola a Enrico, che ci vuole dire le parole. Ma ovviamente un saluto, anche perché gli ospiti hanno cose molto più importanti da dire, quindi rinnovo i ringraziamenti per la presenza qui a Grottamare, anche per la bella iscrizione di questa mattina che ha coinvolto tantissimi studenti, ed è stata in molti momenti emozionante, perché la testimonianza dell'avvocato è una di quelle cose che proviene dalla materia viva dell'esistere, ascoltava proprio tra le mani, ascoltava alcune testimonianze, proprio di vita vissuta e di professione combattuta tutti i giorni nella lotta con le mafie. Quindi una bella mattinata, sarà probabilmente utile il pomeriggio. È inutile che vi dica a voi messi sul fronte quello che si verifica in un incontro del genere. Siamo tutti consapevoli, noi amministrazioni e i dipendenti, voi dipendenti, di quanto sia fondamentale l'incrocio tra trasparenza, partecipazione e legalità. E sono i tre temi sui quali questa mattina è intorno ai quali questa mattina ho invitato tutta quanta la riflessione. La trasparenza permette al cittadino che ha, diciamo, che vuole informarsi di vedere cosa, quali atti il comune produce e di diventare consapevole della vita del comune. Così facendo acquisisce gli strumenti e magari anche la voglia di poter partecipare alla vita del proprio comune, della nazione in generale, attraverso l'impegno, perché la trasparenza invita alla partecipazione se fatta bene. Tra i termini c'è anche quello della legalità. Essere più trasparenti significa anche arginare quell'illegalità diffusa che da noi è rara, diciamo, però è stato riconosciuto, siamo una zona magari da questo punto di vista poco attaccata, anche se attaccabile, ma in altre parti è una situazione quotidiana che va combattuta ogni giorno. E ci ricordava l'avvocato un dato che, insomma, a me ha colpito: non pensavo che l'Italia fosse al terzultimo posto per la corruzione nel meccanismo pubblico. Quindi, pur essendo il primo a dire non bombardiamo il nostro povero Stato che magari ha tante virtù, e se continuiamo a bombardarlo disaffezioniamo i cittadini più di quanto già lo siano, pur essendo, ripeto, io il primo a dirlo, dobbiamo essere consapevoli che la sfida, la lotta all'illegalità è uno dei principi fondamentali per rendere più moderno il paese, perché si diceva questa mattina investire in una zona d'Italia nella quale ti chiedono obbligatoriamente una seconda tassa dopo le tasse che paghi già. Quindi una riflessione significativa. Un'ultima cosa dedicata solamente a noi, e cioè dall'interno: tutte le normative che in qualche modo sono state prodotte sull'anticorruzione, sul codice degli appalti, che hanno di fatto cambiato il modo di fare pubblica amministrazione, sono normative nate per rendere, ripeto, più moderno lo Stato e creargli quegli anticorpi necessari per poter reagire ai malanni, ad esempio, dell'illegalità. Io per primo, ma anche i dipendenti talvolta sentono anche la fatica di tutto questo apparato normativo, la fatica quotidiana, giornaliera, perché, diciamo, ne riflettiamo con la segretaria, l'altra volta lo stesso piano anticorruzione ha richiesto fatica, richiede fatica ogni anno di aggiornarlo, riprodurlo, diffonderlo, così come le nuove procedure anche sugli appalti richiedono fatica, richiedono carte, richiedono conoscenza di procedimenti, e magari anche in definitiva rallentano un po' il leader. Allora, pur essendo io il primo a sentire il peso di tutto questo, perché sembra di essere all'interno di uno Stato che non si fida di te, non si fida di te come amministratore,
non si vede come funzionario, anzi sembra proprio che lo Stato normi avendo come obiettivo un'illegalità profondamente radicata, sia nella parte pubblica sia in quella amministrativa, e quindi in definitiva uno Stato che norma sconfessando come funzionario i capillari, nonostante sia questo, dico, accettiamo di buon grado, perché dal nostro comportamento come amministratori e come impiegati comunali dipende l'immagine dello Stato all'esterno, e non l'Italia non si può più permettere dei cittadini che non tengono al bene pubblico, che non sono attaccati al proprio Stato o che non hanno voglia di cambiarlo per migliorarlo. Se noi stessi falliamo in questa missione e consentiamo ai cittadini di non crederci più, creiamo le basi per la corruzione, la corrosione dello Stato, della democrazia nei prossimi anni. Quindi anche se l'apparato normativo è complesso, lo dobbiamo affrontare in buon grado, a partire dal mio amministratore che sarebbe per dire la nostra comunità. Passo la parola adesso anche a Stefano Morelli, consigliere delegato alla partecipazione. Grazie Paolo, buon pomeriggio a tutti i dipendenti che sono presenti a questa iniziativa, buon pomeriggio al dottor Ravinci, che in realtà presenta il dottor Nare, rappresenta appunto l'associazione dei consumatori utenti regionati, che in realtà è stata una personalità con la quale abbiamo stabilito un rapporto, un'interlocuzione, una sinergia che ormai perdura credo un biennio, se non erro. Che in realtà ci ha permesso di poter assicurare a Rottamare l'opportunità di ospitare un evento che annovera a Rottamare ad altre tre città della regione Marche e che assurge al ruolo, senza quindi farsi andare a fermo, di luogo nel quale educare una coscienza individuale e collettiva della legalità, la trasparenza, come opportunamente ha ricordato Enrico, e la partecipazione. Non a caso Enrico io credo abbia voluto enunciare questi tre principi fondativi, io credo, di qualunque esperienza democratica, tanto più a Rottamare, dove è insediato un percorso partecipativo che dura ormai da più di 2 decenni. Tra l'altro queste espressioni sono state quelle che hanno rappresentato l'orizzonte culturale, politico, amministrativo che ha caratterizzato le due precedenti edizioni del mese della partecipazione, sia nell'inizio del 2016 che nell'inizio del 2015, ed è da allora che in realtà abbiamo stabilito questa relazione e questa sinergia con i radici. Prima ho detto le parole di Enrico e pensando all'iniziativa che abbiamo avuto stamattina nella prima giornata di lavoro, alla quale non ho potuto partecipare, in realtà sono stato suggestionato da un'invocazione, da una citazione di un testo proprio morto che spesso ci chiama anche noi Enrico, che è il futuro delle democrazie di Umberto Bobbio, un'edizione dell'84 nella premessa, lui dà una definizione di democrazia e descrive la democrazia come il potere pubblico in pubblico. Io credo che sia quanto di più opportuno evocare e citare Bobbio e questa sua affermazione, asserzione oggi, questa sera e in questa sede, perché la trasparenza rappresenta, io credo, l'attitudine identitaria alla quale un regime democratico credo necessariamente debba aderire e che lo distingue rispetto ad ogni altra espressione dispotica che ha caratterizzato l'evoluzione dell'aggregazione comunitaria, sociale, delle civiltà umane, prima che fosse affermato appunto l'orizzonte e il respiro democratico. E lui utilizza un'altra espressione qua a seguito di questa per definire la democrazia. La descrive alludendo e sostituendo la parola trasformazione con la parola crisi. La definizione etimologica di crisi è cambiamento. E lui in realtà, in misura io credo profonda, annuncia questa espressione e questo sostantivo. Perché in realtà la definizione etimologica di crisi è appunto cambiamento, e perché la democrazia è chiaramente orientata alla necessità di cambiare se stessa, di modificare, di essere suscettibile di trasformazioni che sono costanti e perpetuate nel tempo, perché solo i regimi dispotici, tirannici, non cambiano mai e sono uguali a se stessi. E credo che in realtà questa grande istanza di cambiamento possa essere realizzata attraverso il concorso dei cittadini, delle
istituzioni locali, delle istituzioni nazionali e soprattutto del protagonismo anche di chi è chiamato a esercitare un ruolo nelle pubbliche amministrazioni, quindi voi, perché in realtà rappresentate il front office, in realtà rappresentate la frontiera stabilita con una comunità locale, amministrata e che in realtà non vuole esercitare tutta la funzione di governo locale. Ora, io credo che in realtà un'occasione come quella di oggi sia un'occasione propizia e preziosa, che vada porta, che mi fa piacere comunque che ci sia una rappresentanza un po' di tutti i servizi, tutti gli uffici che articolano l'amministrazione della città di Grottammare, e che in realtà ci permette di essere sempre più efficaci e propositivi, essendo riconoscibile in realtà il proposito di poter assicurare l'accrescimento di una sempre più educata consapevolezza democratica. Io credo che questo sia il fine ultimo della necessità di affermare il proposito e il principio della trasparenza nell'azione amministrativa, quella di poter condividere in misura sempre più spiccata la necessità di poter rendere diffusa questa consapevolezza collettiva rispetto alle azioni che vengono esercitate da una pubblica autorità, da un'istituzione locale. Non voglio indugiare ulteriormente rispetto a questo mio intervento, lascio la parola ai relatori che in realtà si avvicenderanno ora a me. Grazie. Grazie Stefano, adesso passo la parola a Carlo Cardarelli, che è presidente dell'Alto Marche, che potrà spiegarvi cos'è l'Alto Marche, vi spiegherà il progetto che oggi ci porta ad essere qui e ci dirà anche due parole di rappresentanza funzionale regionale di cui deve essere qui, purtroppo per problemi di salute non è potuto venire. Prego Carlo. Buonasera a tutti. Io sono Carlo Cardarelli, presidente di Acquarchi. A nome della regione vi do il benvenuto e ringrazio il comune di Grottammare, che è uno dei comuni diciamo più gratuiti di questa regione, per quanto lavora sul tema della partecipazione, della trasparenza e dell'anticorruzione. È stato uno dei primi comuni a fare il bilancio partecipativo e quindi a buon diritto siamo qui anche per testimoniare la grande attività che c'è in questa comunità. È importante, abbiamo sentito stamattina l'avvocato Lavani, che il cittadino sia parte attiva di questo lavoro. Quindi anche diciamo, come regione noi auspichiamo che ogni cittadino, e quindi in particolare anche di Grottammare, sia una persona che vigili sull'attività del proprio comune, della propria comunità, ma anche guardi oltre all'attività della provincia, della regione stessa. La nostra regione è stata colpita da calamità e a maggior ragione dobbiamo stare attenti che queste calamità non siano un'occasione per veicolare interessi che siano al di là di quello che è l'interesse del cittadino ad essere amministrato in buona maniera. Il progetto che la Regione Marche ha approvato è un progetto che deriva dal MAP, dal Ministero delle Attività Produttive, che ogni anno destina dei fondi che vengono dalle sanzioni che l'antitrust fa alle grandi imprese in violazione del codice del consumo, in violazione del principio diciamo, della buona utilità dei servizi. Ecco, queste sanzioni vengono tutte destinate a quelle regioni che si sono dotate tramite una deriva di una legge sulla informazione delle associazioni dei consumatori, Infede Consumatore, Consum, ADOC, ARPU, Udicom, ce ne sono diverse nella regione Marche. Ognuna di queste ha delle sedi sul territorio che più che meno tutte convergono verso la diffusione delle informazioni, come stiamo facendo noi a Marche. Il momento diciamo più importante è quando il cittadino recepisce che parte fondamentale di questa sua informazione è diciamo dare un riscontro attivo a quello che è proprio il motivo della trasparenza e dell'anticorruzione. La regione Marche in particolare, funzionario che non può venire, ci tiene molto anche che il cittadino prenda conoscenza del sito via social. Se avete occasione di prendere appunti, io vi detto il link
che diciamo auspicabile che ognuno di voi si iscriva, il link è http://, sono quegli indirizzi che sono su internet, PA come pubblica amministrazione, .social.marche.it. Ecco, noi ci auspichiamo che molti di voi si iscrivano su questo sito e quindi una volta iscritti mettano delle informazioni, prendano delle informazioni e quindi partecipano, diventano cittadini attivi partecipanti alla conoscenza sulla trasparenza e anticorruzione. Io diciamo termino qui oltre che ringraziarvi per quanto riguarda l'associazione consumatori a Marche, vi vedrà un po' più i particolari il dottor Fabio Amici. Grazie. Grazie Fabio, grazie al Comune di Guatemala che ci ha permesso di organizzare questo evento, grazie a voi dipendenti pubblici e cittadini più presenti. Il Comune di Guatemala, io credo che voi possiate ritenervi fortunati di essere dipendenti pubblici di questo comune o cittadini di questo comune. Noi portiamo come best practice, chiamiamo la chiesa, portiamo ad esempio gli esempi sul nostro territorio che a nostro avviso sono virtuosi sotto il profilo della trasparenza e della partecipazione. Il Comune di Guatemala che è stato premiato dal forum della pubblica amministrazione 2013, se non erro, è uno di questi modelli che noi dovremmo portare in tutti i comuni della nostra regione. Noi siamo i comuni della nostra regione perché siamo molto impegnati su questi fronti, perché riteniamo che il bene collettivo parte da queste norme che grazie all'appartenenza all'Unione Europea abbiamo, il diritto di trasparenza, il diritto di partecipazione, e quindi dobbiamo essere gelosi custodi di questi principi e dobbiamo diffonderli come un missionario fa per la propria regione di credi. Io mi sento un po' come questi missionari, con il tempo libero, sono un pensionario del Ministero dell'Economia e Finanza del Parlamentare, del Controllato della Pubblica Amministrazione, sento il dovere, lo Stato mi ha formato, ho fatto partecipare alla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, sono stato revisore, sento il dovere di devo fare qualcosa di diffondere queste nuove norme, perché queste nuove norme sono per un futuro migliore di tutti i cittadini, delle famiglie, dei nostri figli, perché grazie alla trasparenza si può prevenire e contrastare la corruzione. Io leggo qui degli articoli della stampa, delle Marche, noi siamo delle Marche, questa mattina ci abbiamo avuto l'onore di avere l'avvocato Laudani, consigliere regionale all'epoca di Mattarella, che ha vissuto in prima linea una vita dedicata al contrasto alla criminalità organizzata, alle mafie. Abbiamo avuto questo onore. Ma dobbiamo chiederci, ma la mafia, la criminalità organizzata, esiste solamente in queste regioni ormai dove è classica, la Sicilia, la Calabria, la Campania, o anche nella nostra regione abbiamo qualche segnale preoccupante. Io vi leggo un articolo recente, 10 novembre 2017, Corriere Adriatico, il resto dei carini, anche i prestiti di Banca Marche per avviare le imprese della mafia, il dossier. Gruppo legato al clan avrebbe investito nei cantieri di lì, purtroppo qui abbiamo Senigallia e Pesaro, il resto del cammino 10 novembre 2017, al quale ha fatto seguito un'interrogazione del deputato Rodolini, che ha presentato al governo, per chiedere chiarimenti, per chiedere quali iniziative che hanno adottato il governo rispetto a questa grave situazione della nostra. Leggo le dichiarazioni del procuratore Macri, procuratore generale presso la Corte Martello, in pensione, tra l'altro abbiamo avuto l'onore di avere una delle nostre manifestazioni come ospite a Fartonato. Il magistrato Vincenzo Macri parla di una Ancona che ha un substrato sociale marcio, c'è un intreccio di occhi, di poteri forti, con socialismo, intende legittimo, grazie all'entratore delle istituzioni all'amicizia, il comandante è la massoneria. Poi abbiamo altre dichiarazioni del procuratore Palumbo, peso. E noi, ecco, davanti a questi segnali preoccupanti, dobbiamo reagire. Ogni cittadino, ogni funzionario pubblico deve fare qualcosa di più
dobbiamo coinvolgere gli studenti per dare gli strumenti per contrastare la corruzione, per tutelare questo nuovo diritto di trasparenza, fare una missione di cittadinanza attiva che è essenziale. Tutti questi momenti di trasparenza più sono tenuti le pubbliche amministrazioni, ex funzionari del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Sono uno spreco di risorse pubbliche, sono uno spreco di soldi, di risorse umane. Se a fianco a questo non c'è una società civile che è pronta, che è informata a controllare la pubblica amministrazione, la funzione di questo, di questa trasparenza è per il controllo diffuso da parte della società civile sull'operato della pubblica amministrazione. E su questo punto vedo una carenza estrema. La delibera della CIVIT numero 105 del 2010, studiando le norme, già la CIVIT aveva già pensato alla mancanza della cittadinanza attiva che controlla e aveva già invitato le pubbliche amministrazioni nei piani generali della trasparenza e dell'integrità, che sono dei documenti che ci sono studiati dal decreto legislativo, di mettere in atto iniziative, convegni, dibattiti, focus, per coinvolgere i cittadini su queste norme. Purtroppo ad oggi, specialmente nella nostra regione, è quasi zero. Noi assistiamo a giornate della trasparenza che viene ancora nel comune capoluogo di regione, della regione, dell'ASO, dove non c'è nessuno. Non ci sono le altre associazioni di consumatori più forti delle nostre, non ci sono sindacati, non ci sono associazioni industriali e commerciali, non ci sono cittadini. Un po' perché le pubbliche amministrazioni purtroppo fanno poca pubblicità, organizzano le giornate di orari lavorativi, un po' perché purtroppo la società civile manca. Ecco la nostra missione, è questo. Quindi educare i cittadini, dare gli strumenti agli studenti, perché c'è un accordo tra la Corte dei Conti, le Marche, l'ufficio scolastico, per educare la legalità, non educare la legalità solo a non fare turismo, dare agli studenti gli strumenti per controllare come utilizzano le risorse pubbliche delle pubbliche amministrazioni. Perché la corruzione è un cancro, è un dramma di questo paese. Noi siamo gli ultimi posti della procura di trasparenza. Posti, questo è vergognoso, ma siamo anche tra i primi posti come tassazione. Quindi le nostre famiglie, di questi studenti, sono tassati in un modo, diciamo, sproporzionato rispetto ai servizi erogati, rispetto alla qualità dei servizi. In un paese dove c'è un livello di corruzione percepito, perché questa è la graduatoria, che è superiore agli altri paesi, quindi qualcosa non va, bisogna impegnarsi, buttare. Se voi avete la fortuna di appartenere a questo comune, nulla toglie che potreste prendere iniziative nei confronti di altri comuni. Quello che dobbiamo sapere, per esempio, che tra le opportunità di partecipazione ce n'è una che non dovete lasciare sfuggire. Ogni anno tutti i comuni devono aggiornare i piani della trasparenza, dell'integrità e della prevenzione della corruzione. Lo devono fare tramite delle consultazioni pubbliche. Sono 3 anni che i comuni e gli enti locali fanno queste consultazioni pubbliche in un modo clandestino, riservato, pubblicando sul sito senza più nulla. E questo è vergognoso, scusate. Perché se tu, pubblica amministrazione, dopo 3 anni che esiste questa legge, fai le consultazioni pubbliche chiedendo calorosamente consigli ai cittadini, alle associazioni sul tuo piano di corruzione, devi essere onesto, devi fare qualche azione di sensibilizzazione, formazione e accompagnamento, come richiama l'ANAC. L'Autorità Nazionale di Corruzione, con la delibera numero 12 del 28 ottobre 2015, dopo aver esaminato 1865 piani di corruzione di tutte le pubbliche amministrazioni, ha fatto un punto. A distanza di diversi anni, due o tre anni, dagli stati di cuore della norma, purtroppo pochi risultati. Perché? Perché vengono aggiornati i piani di corruzione senza nessuna attività di sensibilizzazione della società civile. Per esempio, l'ANAC raccomandava di coinvolgere i consiglieri comunali nel piano di corruzione, cioè i consigli comunali dovevano emanare le direttive sui piani di corruzione. Questo è avvenuto 2 anni fa. Noi abbiamo scritto a tutti i comuni delle Marche. E sapete quanti l'hanno fatto? Pochissimi. Allora io vi chiedo, se abbiamo nominato l'ANAC, l'Autorità Nazionale di Corruzione, per cercare di fare un lavoro serio contro il contrasto della corruzione, poi se l'ANAC indica dei suggerimenti, delle indicazioni per far funzionare meglio questo settore e le pubbliche amministrazioni non lo osservano, questo è grave. Bisogna avere il coraggio di denunciarlo. Noi bisogna avere il coraggio di denunciare che, per esempio, se voi vi impegnate su questo fronte, potete fare un lavoro enorme nei confronti della regione. Faccio l'esempio della regione. La Regione Marche, grazie ai nostri suggerimenti che abbiamo dato quando c'era la aggiornare il piano di corruzione, noi ci siamo mossi, ci siamo attivati, Regione, ASO e via dicendo. Facciamo un esempio, la Regione Marche. La Regione Marche nel 2014 ha emanato una normativa per il contrasto della corruzione. 2014, sono passati 3 anni.
in cui doveva essere istituito un comitato, dove dovevano far parte i prefetti da tutte le province della Marca, i questori. E questa legge è rimasta lì sul cassetto. Poi l'hanno abrogata a luglio del 2017, se volete sono gli estremi, vi mando tutti i documenti che ce l'ha nel file, e vi può consegnare, se volete, no, su questo studio che ho fatto, sulle carte dei servizi, su questi strumenti, parlano anche di questo. La giunta regionale si vede che nessuno si accorge, ma come? Una giunta di una regione italiana organizza, c'è una legge regionale, quindi votata da tutti i consiglieri regionali che stanno dentro questo consiglio regionale, compresi 5 stelle, compresi 6 stelle, 7 stelle o chi sia. Fanno una legge, la vota approvata, ci dice che la giunta deve emanare una commissione composta da prefetti e questori per contrastare la corruzione, per responsabilizzare i cittadini. E nessuno si accorge, deve essere Fabio Amici che si accorge di questo e lo denuncia. Ma questo è possibile? Adesso hanno fatto una legge che ha abrogato la precedente, lui nel 2017, nel 2027, la trovate su questo documento. Noi abbiamo sollecitato, ieri ho scritto una lettera, io di notte ho scritto alla regione, ho mandato anche a tutti i prefetti. La regione Marche si schiera a favore della cultura, della legalità e della cittadinanza. Legge regionale 7 agosto 2017, 4 mesi fa. Questa abroga una legge che è del 2014. Rimasta per 3 anni inattuata, nessuno se ne accorge. Quindi c'è bisogno della cittadinanza attiva qui. Questo vale per tutti, anche per gli stessi sindaci, per gli stessi amministratori di comuni che possono anche pretendere rispetto di queste cose da parte di enti più grossi. Guarda, io sono grotto a mare. E qui sono tutti parlano di trasparenza, di corruzione, una volta, ma parlano forse per finalità diverse da quelle che proprio sono obiettivo. E faccio un esempio. Ci sono stati dei convegni, la corruzione opera dove ci sono dei denari, dove c'è un giro di soldi, la sanità è uno dei settori più alti adesso corruzione. Sono stati fatti dei convegni ancora durante 3 giorni con l'università degli studi, con i tecnici delle mani, con i massimi esperti di corruzione, con la sanità, con tutti Massimo Vincenzo, presidente del Consiglio regionale, tutte le autorità. Si parla di corruzione in sanità per 3 giorni. Nessuno si è accorto che l'Agenzia Sanitaria Regionale, che è un ente della regione Marche, non avevo responsabile della prevenzione della corruzione, che era di corruzione. Sono dovuto essere lo Stato io a segnalare. Quindi si parla di questi temi, ma bisogna operare. Non bastano solo i discorsi, le belle teorie, bisogna essere attivi, cittadini attivi. In Inghilterra li chiamano voci nuove, cari da parte. L'utilizzo delle risorse pubbliche è un bene di tutti voi, dei vostri figli e delle vostre famiglie. Quindi ecco l'invito a essere attivi, perché altrimenti da questo giro della corruzione non se ne esce, non riusciamo. Quindi noi siamo qui per essere in massima disponibilità e non ci paga nessuno, io devo dire del tempo non mi paga nessuno, anzi mi trovo anche dei nemici, perché io non faccio quello che penso, dico quello che penso. Ci sono delle norme qui che non sono state inattuate purtroppo, e voi pensate che esiste una normativa dal 1994 sulle carte dei servizi, mi sto occupando di questo tema, ma grazie anche all'attivismo si possono ottenere ottimi risultati, perché voi oggi prendete un indirizzo, vi dotate di una casella di posta elettronica, di una pelle, studiate i servizi e mandate una comunicazione al responsabile della prevenzione della corruzione, al segretario comunale, ai componenti dell'Oricurio comune. Ma voi avete degli strumenti efficaci. Noi facciamo delle rifine, adesso abbiamo utilizzato lo strumento della rifina, perché studiando le leggi, conoscere il motivo, il senso buono. Bisogna conoscere i meccanismi, la legge. Allora ti difendi e lo chiedi. Abbiamo studiato la diffida collegata alla tax action pubblica, una legge che dà degli strumenti all'associazione di operare in modo decisivo con le pubbliche amministrazioni che non sanno le loro, soprattutto che hanno le carte di servizio. Abbiamo una legge del 1994, la direttiva Ciampi Cassese, che è fatta benissimo. Ogni pubblica amministrazione deve emanare le carte dei servizi per ogni servizio che ha. La pubblica amministrazione è una servizio, non è che c'è altre cose, è una servizio, o direttamente o tramite i danni di gestione a terzi, tipo i rifiuti, tipo i trasporti. In entrambi i casi deve emanare una carta dei servizi. Questo è il primo punto, ma attenzione. La carta dei servizi deve comprendere gli standard di qualità e di quantità dei servizi. Standard che devono essere generici e specifici. E attenzione, questo è il punto più bello. Se non si rispetta lo standard, c'è un indirizzo. Quando voi leggete questa legge ci potete sopra, capite l'importanza. È sempre il cittadino che paga la sanzione, se trasgredisce il codice della strada e non prepara a casa. O paghi, e il termine c'è un beneficio, non paghi, se no è di più.
idonei, anche l'azione esecutiva, è trasgredito la legge. Questa direttiva del 1994, il CCM 27, che può trovare sempre sui documenti, è bellissima, dice questo, ma dice di più. Ci sono delle sanzioni amministrative disciplinari nei confronti dei direttori generali, dirigenti di ogni genere, funzionari che non rispettano questi principi, perché il caro Cassese che ha fatto questa direttiva era una persona che conosceva bene il diritto amministrativo e sapeva poi che se non metti delle sanzioni come per i cittadini, se poi dei principi sacrosanti, ma se non metti delle sanzioni, il cittadino se ne sbaglia, così anche la pubblica amministrazione, hanno messo queste sanzioni, ma nonostante queste sanzioni, arano. Se voi andate sul sito della Marte, sul sito della Regione, grazie ai nostri interventi, finalmente hanno pubblicato i servizi che erano della Regione, sai quanti ne erano? 26 servizi. E sapete quante carte di servizi ci sono tutta la Regione Marte? Ce ne sono 4-5. E i dirigenti giusti che hanno preso i premi, fino adesso li continuano a prendere, perché nel piano dell'Emerso, ma della Giunta, c'era un progetto di fare almeno una carta di servizi quando avrebbero dovuto applicarsi nei loro confronti le sanzioni amministrative. Non ci sto più questo gioco, ora che conosco i nomi. Io ho fatto di fine a comuni importanti a Calasso, quando la commissione di disciplina intervenga, perché dobbiamo cambiare questi rapporti tra pubblica amministrazione e cittadina, adesso abbiamo le leggi. Sappiamo le leggi, nei nostri interessi, nei nostri figli, dobbiamo far capire alla pubblica amministrazione che se ci sono le leggi che prevedono delle sanzioni, mancate di rispetto, anche tu. Quantomeno per renderti consapevole che non puoi giocare con le leggi dello Stato che favoriscono i cittadini. Questo vale per i trasporti. La legge finanziaria del 2008 prevede l'obbligo, c'è stata anche la conferenza Stato-Regioni, per i servizi che vengono dati in appalto da parte delle pubbliche amministrazioni, anche servizi importanti, trasporti pubblici locali, raccolta dei rifiuti. Prevede il coinvolgimento delle associazioni dei consumatori nelle carte dei servizi, negli standard di qualità dei servizi, nel monitoraggio degli standard di qualità dei servizi. Quindi esiste anche nella sanità. Se voi avete il sito della Regione Toscana sulla sanità, loro hanno lavorato appena entrato in vigore questa legge, subito, perché hanno capito gli amministratori e anche la società civile ha preteso l'osservanza di queste norme. Su questi documenti trovate queste esperienze vissute a finale di giugno. La sanità è adesso a tutti. Andiamo all'ospedale a prenotare un esame, tempi biblici, andiamo a fare uno sportello all'ospedale di Torrente, c'era una fila di 3 ore, che importa, tanto non paga nessuno, no, io pretendo che tu osservi questa legge, perché se la legge l'avessi applicata come ha fatto la Toscana, io avrei avuto lo standard di servizio che non è stato rispettato, mi sarei rivolto all'ufficio dell'ente, mi sarei rivolto all'associazione dei consumatori, avrei chiesto un indennizzo, questo pretendo. E questo non era quadro della nostra regione. Adesso avevamo chiesto un appuntamento con il professore Stanislao, che era il direttore generale dell'Agenzia Sanitaria Regionale. Avevamo un appuntamento fissato per ottobre, grazie alle nostre richieste. Cominciamo a lavorare un tavolo, l'Associazione dei Consumatori e Regione Marche, per la Carta dei Servizi Sociali, un adempimento previsto dalla legge 328 del 2000. 2000 vuol dire 17 anni fa. Se voi andate sui siti, non esistono queste carte dei servizi sociali, e sono importanti, perché vi faccio un esempio, io faccio volontariato, mi occupo di situazioni di persone che sono veramente ai limiti della povertà, un caso di un signore di Chiaravalle che mi ha presentato un mio amico e mi ha detto, fa qualcosa per questo signore, senza tempo, ha 59 anni, italiano, perce il lavoro, senza tempo, dorme in mezzo ai prati, è vero o no? Ciao, ci siamo occupati di questo caso con il comune di Chiaravalle. Abbiamo chiesto all'intervento del difensore civico, l'avvocato Valerio, che è l'avvocato di Stato, finalmente stamattina mi ha chiamato che qualcosa si stava aggiungendo. Però io mi chiedo, la Carta dei Servizi Sociali serve proprio per garantire l'uguaglianza dei cittadini? Perché se quel signore adesso riuscirà ad avere un tetto, e questo mi ha detto l'avvocato Valerio, sarà così, è solo perché ha avuto la fortuna che ha avuto un'associazione di consumatori, ha avuto un difensore civico, ha avuto un avvocato Valerio, si è mosso. Il comune davanti a queste pressioni ha ceduto. Ma se ci fosse stata la Carta dei Servizi Sociali, la Carta dei Servizi Sociali prevedeva standard di qualità vale per tutti. O sei il figlio di un senatore, o sei il figlio di uno del PD o del PC o che sia, o se sei un figlio di nessuno, tu con la Carta dei Servizi hai diritto allo stesso criterio di standard. Anzi, se sei il più povero di questo mondo, se il comune non osserva questo standard, tu puoi diritto a chiedere un indennizzo.
è una sfida. Certo, l'impegno per l'amministrazione è serio, perché poi se non si rispetta lo standard si va a vedere chi è stato il colpevole, se c'è stato un colpevole. Il colpevole è in parte. Voi capite che se la macchina amministrativa osserva queste norme, la macchina lavora meglio, c'è più efficienza, c'è più qualità dei servizi. E non ci sarà tempo sicuramente di grattarsi, come spesso avviene, insomma, di essere assenti dal servizio, come sempre più spesso avviene, no, gente che va a fare il proprio lavoro, fa la scuola, no, perché tu devi garantire lo standard di qualità dei servizi, che deve essere migliorato ogni anno. E nel piano delle performance di ogni amministrazione, non prevede la direttiva dell'ANAC numero 3 del 2012, lo prevede il piano nazionale di promozione allegato numero 1. E nel piano delle performance deve essere un standard di qualità dei servizi. Questo lo dico anche a lei, lei l'ha detto già anche a Sigliani. Questo non avviene, anzi, nel piano delle performance ci danno dei premi ai dirigenti perché fanno almeno una carta dei servizi. Ma questo non vi dico e vale, poi andate sul sito della Regione Marche, della Giunta, vedete il piano della performance 2017-2019, c'è scritto che il dirigente deve fare almeno una carta dei servizi entro dicembre 2017, almeno uno, ma dove? Ma se tu dovevi farlo nel 94, devi applicare le sanzioni nei confronti di tutti i dirigenti che hanno i miei. Adesso metti nel piano delle performance, almeno una. Hai quantificato 26 servizi, finalmente, grazie alle nostre pressioni. Sono sul sito. E quindi accelera, recupera il tempo perso, no. Piano delle performance, ma ai quali, attenzione, il piano è il ciclo delle performance, è collegato ai contenuti ci sono. Quindi realizzare quell'obiettivo è anche un indicatore di efficienza e di prezzo. Noi dobbiamo impegnarci seriamente su questo, diciamo, modo di comportarci nella pubblica amministrazione. Cioè, di noi, dietro la maschera dell'autonomia, degli enti locali, si è verificato veramente un'autonomia eccessiva, cioè le leggi dello Stato non esistono più in certi casi. Vi faccio un esempio. Io ho lavorato per 30 anni alla Ragioneria Generale dello Stato, sono in pensione. Qualche anno fa, grazie alla legge statale, sono state fatte le ispezioni da parte dei miei colleghi del CIFI, del Servizio Ispettivo di Finanza. Partono da loro, pagati dai cittadini, in missione, e si rivolgono verso 5-6 regioni italiane per i compensi accessori, perché il tema dei compensi accessori è uno dei settori, le spese del personale sono una parte consistente dei bilanci delle regioni e degli altri enti. E allora gli ispettori sono partiti a fare questo verifico. E sono andati in 6 regioni che non dicevano di loro. Voi non sapete che sono stato anche lo sciopero un po' fine anno, perché devono recuperare, non di euro, qualcuno sta recuperando. E vediamo le regioni, l'autonomia costituzionale delle regioni. Fatto l'ispezione per remunerarsi, regione Liguria, regione Calabria e regione Veneto. 3 anni fa, un mese sono stati presso la nostra regione, pagati da noi cittadini, vengono dal Ministero, poi a Firenze fanno l'ispezione. Che ha fatto la regione Veneto? Ha impugnato questo decreto della Ragioneria Generale dello Stato alla Corte Costituzionale, dicendo alla Corte Costituzionale, il MEF, Ministero dell'Economia e Finanza, non è legittimato a venire a fare l'ispezione nei nostri confronti, perché noi abbiamo l'autonomia della Costituzione. La Corte Costituzionale, con una sentenza bellissima, invita dalla legge, volete dire che sei? La legge dello Stato che attribuisce questi compiti alla Ragioneria è una legge operativa. Quindi tu ti devi attenere a questa legge istruttiva. Anzi, l'Avvocato Generale dello Stato, in questa sentenza ha detto che tu, cara Regione Marche, stai facendo un uso scorretto e sleale del concetto di autonomia. Il concetto di autonomia deve essere fatto con l'ambito di collaborazione con lo Stato. Che è successo? La Regione Marche ha fatto un ricorso al TAR, tutto pendente. In revisione dei conti della Ragioneria, ecco perché bisogna seguire, andare a leggere sui siti, cominciare a capire. Loro stessi hanno detto ci sono delle leggi che sono incostituzionali, perché la Costituzione italiana e la Corte Costituzionale già più volte hanno ribadito che il tema di compensi accessori e stipendi, piaccia o non piaccia, l'unico legislatore nazionale che è legittimato in base alla Costituzione a legiferare è lo Stato. Quindi se le regioni emanano delle leggi, come ha fatto la Regione Marche, che in violazione della Costituzione, se purtroppo queste leggi però sono state impugnate a suo tempo, sono leggi incostituzionali ma creano fiumi di spese ogni anno per compensi che non sono dovuti. E
quindi anche in Regione ha invitato il legislatore regionale ad abrogare queste leggi, noi l'abbiamo fatto con un'ulteriore lettera, perché adesso la Corte dei Conti, quando fa il giudizio di qualifica, l'ha fatto un mese fa, io l'ho invitato dal dottor De Rosa e dalla sezione del giudizio regionale, ha ribadito che sono in questa materia. E quindi ci abbiamo ricorso a TAR su questi temi. Revisione dei conti che ha invitato il legislatore regionale a abrogare queste leggi. Cosa hanno fatto le altre regioni? Le altre regioni hanno recuperato, hanno abrogato le leggi, si sono attenuti ai rilievi della ragioneria. Questo vuol dire che ogni anno, e noi speriamo che le nostre lettere sono sempre su questo documento, che qualche risultato lo porti, perché ogni anno si fanno milioni di migliaia di euro della soluzione partigiana, che sono tanti. Vado legge costituzionale, quei soldi là vengono sottratti al capitolo di bilancio molto importante come la sanità e la salute. Un mese e mezzo fa ho avuto un problema al ginocchio, sono andato all'ospedale di Torrente, ero con l'ambulanza, sono andato perché non riuscivo neanche a fare scale, quando mi hanno rimesso, mi hanno detto guarda che lei il dottore ha diritto all'ambulanza che prende porta a casa, e questo non lo faccio, io non mi riesco più a piegare il ginocchio, neanche le scale, non mi c'è la direttiva, non mi ragionate, per cui solo se un paziente è disteso sulla barella, in quel caso di libro trasporto, altrimenti no. Non mi scusi, io per fortuna la posso pagare, ma quando non andare a casa. Ma se c'è una persona che non ha niente, e voi che fate? Lasciatevi fuori, perché non è su una lettina, sì, mi fa venire, mi dispiace, non voglio partire, come va a finire. Ma non per me, per i tanti poveri che non hanno la possibilità di pagarsi una cosa. Quindi voglio dire, ecco, l'impegno civico è fondamentale. Abbiamo delle leggi importanti, però attenzione, queste leggi l'Italia le ha varate perché l'Europa le ha pretese. C'è una graduatoria internazionale fatta da Transparency International, che è un organismo riconosciuto a livello mondiale, che fa la classifica dei paesi europei e mondiali sulla percezione della corruzione d'Italia e del parlamento di coda. E in base a questa classifica l'Europa pretende dal governo italiano leggi sempre più stringenti sotto il profilo della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Le leggi ci sono, però in realtà non vengono applicate, anzi, si fa marcia indietro, vi porto un esempio. Il decreto legislativo 97 del 2016, che è istituito poi, un passo avanti nella trasparenza. Quando io ho letto la bozza, no? La proposta di questo decreto, che era il Consiglio di Stato con un parere, era sorretta. Noi se operavamo, noi come altri marchi, qui a differenza di altre associazioni, che si trovano su questo fronte, devo dirlo, sono sempre. Operavamo perché la legge ci attribuiva il diritto, quindi il dovere di ogni pubblica amministrazione, di chiedere il parere a noi associazioni di consumatori sui piani della trasparenza del tempo. Le pubbliche amministrazioni dovevano emanare il piano della trasparenza di integrità ogni anno, aggiornarlo entro il 31 gennaio, e dovevano chiedere il parere obbligatorio all'associazione di consumatori. Associazioni di consumatori, guardate bene, che fanno interesse vostro delle vostre famiglie. Quando ho letto la proposta del disegno di legge mi sono preoccupato, perché questo disegno di legge annullava quel comma che prevedeva il piano della trasparenza dell'integrità, dicendo che la materia della trasparenza confluiva nel piano triennale della prevenzione della corruzione. Io mi sono subito preoccupato. Non vorrei che fosse un modo poco chiaro per far sì che noi non diamo più questi pareri, perché questi pareri cominciavano a dar fastidio alle pubbliche amministrazioni, perché se tutti avessero operato come abbiamo operato noi, probabilmente le pubbliche amministrazioni si sarebbero sentite più vigilate, più controllate, più quelle di rispondere. E infatti avevano ragione. Quando io ho assunto questi sospetti, mi sono rivolto al Ministero dello Sviluppo Economico, ai massimi dirigenti, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, all'ANA, alle altre associazioni a livello nazionale che sono più potenti della nostra, Cittadinanza Attiva, per il consumatore, ma scusate, voi non avete interpretato questo disegno di legge. E poi volevo una risposta dal Ministero dello Sviluppo Economico, perché noi, come ha detto il Presidente, siamo collegati con il Ministero dello Sviluppo Economico. Ho chiesto un appuntamento con il dirigente generale, il dottor Del Becchi. Ho voluto capire cosa stava avvenendo. E mi hanno confermato a forza di insistere che i miei dubbi erano legittimi. Quindi la trasparenza ce l'abbiamo, dobbiamo essere custodi gelosi perché come c'è può sparire, può venire meno. Quindi avevo ragione, non c'è più l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di chiedere di parere noi. Ma in Italia nessuno ha denunciato questa cosa, nessuno ha contestato questa cosa. Con
comprese le associazioni di consumatori che hanno detto a tavolo, ma tutto sommato siamo contenti perché non eravamo colpa. C'è la trasparenza, un valore enorme per contrastare la corruzione. Avremmo dovuto chiedere maggiori risorse, maggiori potenziamento del nostro ruolo. E invece no, è sparito tutto, nessuno denuncia, tutti contenti. Questa è la realtà. Quindi dobbiamo impegnarci, studiare queste leggi, essere attivi in modo serio, perché altrimenti noi dobbiamo apparare un legislativo nuovo. Le amministrazioni si impegnano a pubblicare i documenti con un costo enorme sul sito, quando poi non c'è nessuno che li va a vedere, che ci capisce una cosa. E quindi c'è un dovere anche delle pubbliche amministrazioni, come fare le giornate della trasparenza, per spiegare i piani di produzione, i piani della trasparenza, per sensibilizzare la società civile. Questo è un dovere delle pubbliche amministrazioni. Quindi notiamo una serie di... cioè la corruzione, per contrastarla, come diceva il dottor Cantone, ci vuole uno sforzo di tutti. Non deve essere solo l'apparato normativo, l'ANAC che fa le titole. Se fate le titole dell'ANAC non legge nessuno, non rispetta nessuno. Un comune capoluogo di regione gli dice che la direttiva dell'ANAC è facoltativa, è solo una direttiva, non è obbligo di assistere. Io che faccio? Un cazzo, scusate il termine, non ho fatto, che ho reagito fuori. Ma se noi abbiamo l'ANAC, siccome c'è l'autonomia, l'ente locale non può dare in certi settori l'obbligo specifico di ottemperare. Quindi dà delle direttive, dei consigli, delle raccomandazioni. E l'ente locale mi dice, guarda, questa è una raccomandazione che non siamo obbligati a seguire. Allora io rimango esterrefatto, ma che paese viviamo? Se abbiamo un'autorità nazionale di corruzione che dice il piano delle performance, di inserirci le standard di qualità dei servizi, e un'associazione di consumatori che lo fa presente alla giornata della trasparenza, che si parla la settimana scorsa, non è che siamo chissà quanto, tu mi rispondi come responsabile della corruzione, che sei un avvocato, che sei in un comune capoluogo di regione di 100.000 abitanti, mi dici come per dire, ma le raccomandazioni dell'area che sono obbligo, sono quindi io che cosa faccio? Proprio perché sono optional, si vede l'amministrazione, poi è un optional la partecipazione dei cittadini, anzi, forse 20 anni fa era un'utopia, era un disegno di qualche illuminato per aver percepito l'importanza della partecipazione. Eppure è come fatto, è come è. Tenete conto che quello che sta facendo il nostro comune è già raccomandato dalla Unione Europea. Il Consiglio Europeo ha raccomandato gli Stati ad applicare un metodo che si chiama SPIRA, la responsabilità sociale condivisa, perché questo è un metodo che porta benessere collettivo. E adesso c'è la circolare anche Mattia, recente, che raccomanda tutte le pubbliche amministrazioni, quindi avete la fortuna di lavorare con un comune che era avanzato, dovete essere orgogliosi, ma dovete trasmettere questo modello, dovete essere entusiasti di aver lavorato per avere la partecipazione seria dei cittadini con l'amministrazione. Dovete esportarlo, dovete... Scusate se io sono così entusiasta, ma credo che dobbiamo realizzare un cambio serio su questo fronte, perché per i vostri nuovi figli, per voi, per i vostri figli, per il futuro di questo paese. Grazie.